Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Sonia Bruganelli e tutta la produzione del Grande Fratello VIP rischiano di dover fare i conti con una vera e propria invasione. Questa edizione del Grande Fratello VIP ha ormai raggiunto un vero e proprio punto di svolta. Nel corso di queste puntate hanno fatto infatti il loro ingresso in casa ben 6 nuovi concorrenti. Nuovi arrivi che in qualche modo hanno già lasciato il segno sulle dinamiche della casa più spiata d'Italia. Tra questi c'è una personalità dirompente, ovvero quella dell'influencer spagnola Oriana Marzoli. Un nome noto al grande pubblico italiano anche a causa di alcune esperienze passate e tra queste la storia con Ivan Gonzalez ed una lite molto accesa con Valeria Marini. La sua personalità non è a quanto pare ancora del tutto emersa, ma c'è un dettaglio che sembra preoccupare tutti. Dopo appena 3 giorni di permanenza in casa, il pubblico del noto reality si è arricchito di nuovi fan spagnoli che molti temono possano incidere come accaduto con Dayan e Mello ed i fan brasiliani. Sonia Bruganelli, il ciclone Oriana Marzoli. Ecco cosa sta succedendo. Alcuni movimenti sui social e diversi dettagli emersi in queste ore sembrano far presagire l'arrivo di nuovi fan pronti ad arricchire il pubblico del noto reality e ad influenzare le dinamiche interne alla casa più spiata d'Italia. Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso giovedì 3 novembre. In pochissimi giorni ha conquistato tutti, ma sta anche influenzando la tipologia di pubblico. In queste ore infatti alcuni sondaggi la indicano già come la nuova preferita del pubblico. Inoltre, in molti hanno notato come siano aumentati in modo esponenziale i commenti degli spagnoli sull'hashtag dedicato al reality. Il pubblico sembra già ipotizzare un loro intervento massiccio ed in grado soprattutto di condizionare i vari televoti. Gli spagnoli si fanno sentire, ci sono più tweet spagnoli che italiani. Numerosi utenti dei social hanno anche già notato le preferenze del pubblico spagnolo ed in alcuni casi hanno presentato alcuni appelli per chiedere loro di aiutarli con i preferiti. Un dettaglio ci ricorda quando in occasione della 5ª edizione del reality, i fan brasiliani di Dayan e Mello hanno spesso condizionato i televoti, almeno fino alla finale del programma. Una situazione che secondo il pubblico adesso potrebbe ripetersi con Oriana. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.